Cari amici di Medicina, è un weekend importante nelle sale perché torna Marco Bellocchio dopo il grande successo di Esterno Notte con un altro bellissimo film. Si chiama Rapito, film tratto dalla storia vera di Edgardo Mortara, questo bambino di soli 6 anni che è stato preso dal Vaticano negli anni 50 dell'Ottocento. È di una famiglia ebraica, ma viene accusata la sua famiglia di non sapere di essere portatori di un membro della grande famiglia cattolica all'interno del loro nucleo familiare. Edgardo pare sia stato battezzato e quindi il Vaticano lo reclama, lo vuole con sé, addirittura il Papa. Andiamo a vederci il trailer ufficiale di questo film che aveva suscitato interesse anche di Steven Spielberg, doveva essere una sua pellicola questa storia, poi abbandonata e l'ha realizzata Marco Bellocchio. Andiamo a vedere. Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo. Cosa? Ma prenderlo in che senso? Portarlo via. Voglio portarcelo via! Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico. Mi toglieranno la testa, papà. Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue. Questo creerà nuove tensioni. Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere. La storia è andata su tutti i giornali. Ho fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America. Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano. Il figlio è ebreo! Hai battezzato mio figlio. Hai battezzato mio figlio! Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma. Questa è la tua famiglia adesso. Un trailer già molto concitato, emozionante, per raccontare una storia tratta da un caso di cronaca, potremmo dire, che parla molto, in maniera molto forte, di emozioni, di ricongiungimenti, di ragionamenti e di religione. Un film assolutamente da non perdere. Il nostro secondo consiglio della settimana va invece al nuovo film di Mary Aron, regista nota per aver realizzato American Psycho, un film su Salvador Dalí con Ben Kingsley che lo interpreta. Si chiama Daliland e si concentra sulla parte, diciamo così, più anziana della vita, della carriera del grande artista surrealista. Anche in questo caso ci andiamo a vedere il trailer ufficiale. Lei ha a che vedere con qualche arte? Sì. Adopera qualche strumento che si usa con le mani quando lavora? Sì. Lei è Salvador Dalí? Salvador Dalí, esatto. È un incarico molto importante, devi andare al San Regis Hotel. Salvador Dalí vive lì. Tu non dovrai perderlo d'occhio. E dovrai assicurarti che dipinga. Bene, James. Benvenuto a Daliland. I pasti che dà sono grandiosi. Gala è il potere, chiude gli accordi e gestisce il denaro. Tu dacci i soldi e noi ti diamo i dipinti. È importante che tu non la offenda. Ho bisogno di un assistente. Mi prenderò questo ragazzo. Perché se lo fai, ti licenzio. Ci servono soldi. Sento di essere su un altro pianeta. Non mi ci trovo. Dipingi! Cos'è successo? Storia complicata. Allora questo è un falso. Dipingi! Anche lei rubava. Ho bisogno di lei per spronarmi. Salvador Dalí è un genio. Dalí, accadono brutte cose attorno a lei. Io ti ho dato tutto! I critici non lo prendono sul serio ormai. Le sto dicendo la verità. La morte. Non c'è cosa che mi terrorizzi di più. Ed è questa la base della mia ispirazione. La pittura scompare per tramutarsi in realtà. Talvolta
talvolta. La terra di Salvador Dalì è un luogo mentale, il luogo della sua arte, della sua creatività, delle sue paure, delle sue ossessioni. In un momento in cui la critica non lo segue più così tanto, Dalì continua a riflettere sulla percezione del tempo, a riflettere sulla vita, la morte, i teschi, i corpi invece in movimento. Riflette sull'arte stessa e questo film ce lo racconta in maniera molto forte. Io vi ringrazio per l'attenzione e naturalmente andate al cinema a vedere questi film. Grazie.